Portualità, domani un incontro tra Ferrari e Guerrieri sul tavolo viabilità, stazioni marittime e ipotesi allungamento altofondale. Rinnovi fino a 20 anni a chi fa investimenti sulle spiagge. La Regione Toscana approva una serie di linee guida per i balneari. La Regione, uno strumento per mettersi in sicurezza e migliorare l'offerta. Un incontro per definire la governance dell'immigrazione si terrà a Marina di Campo venerdì 19 nell'ambito della Festa della Toscana. Verde pubblico, a Portoferraio si investe sempre meno. I consiglieri del gruppo Cosetta Pellegrini all'amministrazione Ferrari, non perdete altro tempo con i beni demaniali. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima Pagina. Questa sera l'approfondimento del nostro telegiornale è dedicato alla nuova spa di Nisportino, l'Helios Relais. Nel videoservizio Cristina Amato e Giuseppe Boraschi ci parlano del loro centro benessere immerso nella natura. Una piacevole novità per gli amanti del relax. Immerso nella natura della baia di Nisportino è nata la nuovissima Spa Helios Relais. Docce emozionali, aromaterapia, cromoterapia, saune, bagno turco, piscina riscaldata, idromassaggio. Il giusto compromesso per trovare un momento di piacevole relax tutto l'anno. Cristina Amato, responsabile marketing della spa, ci ha parlato dei servizi di Helios Relais. Sì, appunto, noi possiamo dare dei consigli su quello che può essere lo svolgersi poi del percorso, ma in realtà sta la sensazione della persona. Quindi la persona può sentirsi in un momento di stare per i primi 10 minuti in relax, nella zona relax, sdraiato sulla chaise longue, piuttosto che partire invece con la sauna per poi spostarsi al bagno turco e viceversa. Diciamo che il consiglio che diamo noi è quello di partire dal percorso di idroaromaterapia. Perché da lì, diciamo, si mette in condizione sia lo spirito, la mente, il corpo già al completo relax. Quindi stando in questa posizione seduti, con questa cascatina d'acqua che arriva direttamente sulla testa, che provoca il massaggio, e sprigionando poi così l'acqua calda, questi aromi che derivano dalle piante, che sono tutte piante aromatiche. Già, lo spirito si prepara a quello che può essere il relax in vero e proprio. Poi da lì uno può passare per esempio alla nuotata nella piscina. Noi abbiamo una piscina da 25 metri, due corsie, che è una piscina riscaldata. La temperatura della piscina può arrivare a 34 gradi, quindi è gradevole sia per il nuoto, per chi vuole fare allenamento, piuttosto che per una semplice nuotata gradevole appunto in acqua calda. L'idromassaggio invece, la vasca che abbiamo noi, è una piscina che può contenere fino a 7 persone. Sono delle postazioni tutte diverse fra loro, quindi i getti di acqua arrivano in maniera diversa a seconda della posizione e sono misti acqua calda e acqua fredda, che favoriscono così uno sviluppo per la circolazione. Poi abbiamo la sauna finlandese ed il bagno turco, anche la doccia emozionale che fa una cromoterapia, e anche quello è un momento piacevole che può essere effettuato solitamente dopo la sauna o dopo il bagno turco, per intervallare così il caldo che si assume nella sauna, estemperarsi appunto con dei getti d'acqua fredda, o altrimenti semplicemente una doccia temperata per un momento di piacevole relax. Ma non è tutto, perché l'ospite in Helios viene coccolato con altre piccole attenzioni. Certo, quello che noi mettiamo a disposizione anche dei nostri ospiti sono delle tisane, che sono sempre a disposizione, e della frutta fresca, perché la cosa indispensabile dopo aver effettuato un ciclo di sauna, che comunque avendo delle temperature abbastanza elevate, disidrata un po' la pelle e l'organismo, quindi c'è bisogno di reintegrare i liquidi, e per questo noi appunto mettiamo a disposizione la tisana e la frutta, che si può gustare comodamente sdraiati nella zona relax. La spa ha inoltre predisposto pacchetti mirati ad esaudire tutte le esigenze. Noi abbiamo pensato a un pacchetto party, si chiama, quindi può essere prenotata esclusivamente solo per gruppi di amici, appunto come dici giustamente te, per alcune mamme che vogliono passare un pomeriggio in compagnia con i loro bambini, possono venire qui, prenotare la zona solo per loro per 4 ore, e così possono portare appunto anche i loro figli.
Allora, solitamente noi consigliamo la prenotazione, perché comunque la struttura vuole essere un luogo tranquillo e di relax, quindi non vogliamo avere dei numeri troppo alti di persone per garantire il massimo comfort a tutti. Quindi quello che io consiglio appunto è di prenotare la fascia d'oraria. Noi facciamo degli ingressi intervallati ogni 2 ore, quindi il pacchetto, ad esempio il pacchetto base, che consiste in un ingresso di 2 ore, dà diritto all'utilizzo della sauna, del bagno turco, dell'idromassaggio, della piscina, del percorso di idroaromaterapia, e può essere prenotato nelle ore dispari. Quindi noi facciamo il primo ingresso alle ore 11 la mattina, alle 13, alle 15 e così via. Poi siamo comunque disponibili e aperti alle esigenze di tutti, quindi si concorda sempre con il personale quello che fa più al caso del cliente. Quella giusta alternativa è attrattiva anche dopo una lunga giornata di lavoro, comunque ci si sente veramente rilassati, rigenerati, è il giusto compromesso dopo giornate magari intense di stress e di lavoro. Helios Relais ha accolto la sfida del mercato. Giuseppe Boraschi, responsabile commerciale, ci racconta come l'apertura della spa abbia anche l'intento di creare posti di lavoro per tutto l'anno. Ci siamo detti, ma perché non trovare l'opportunità di dare un posto di lavoro, di crearcelo per 365 giorni l'anno? Il Job Act, che ha dato l'opportunità di fare una decontribuzione che è ritornata come un finanziamento in sostanza per l'azienda, l'azienda Immobili Elba Gestioni, i suoi soci hanno pensato di investirli sul territorio, dandoci l'opportunità di dare questa idea, questa spa che comunque ci fa presenti qua 365 giorni all'anno, ad accoglierli nella nostra spa, nel nostro ristorante e nei nostri altri servizi che siamo in grado di dare, come il campo da tennis, la palestra e altre cose. Insomma, una presenza costante a Nisportino che vive. E noi ci rivolgiamo agli elbani, in sostanza, a cui offriamo un'opportunità di una cosa che può essere nuova, gradita, per trascorrere ore in relax e in compagnia, in quanto penso che da responsabile commerciale faccia bene trovare anche un pochino di tempo per se stessi, insomma, da condividere con gli amici. L'Elba ne offre tantissime di opportunità, noi ne vogliamo offrire una in più. Insomma, il messaggio è chiaro, una nuova attività che offre benessere e relax, un regalo da potersi concedere tutto l'anno, proprio a 2 passi da casa. Abbiamo deciso di mettere in moto questa attività proprio per garantire sia allungare la nostra stagionalità come struttura ricettiva e quello di garantire una buona opportunità anche ai residenti. Io in quanto residente mi sento comunque contenta e spero che i nostri compaesani gradiscano questa iniziativa, perché può essere il giusto compromesso per trovare un momento di piacevole relax anche fra le mura di casa, si può dire? My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Silence.
Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura questa sera parliamo di portualità. Ci sarà domani un incontro alla biscotteria tra il sindaco Mario Ferrari e Luciano Guerrieri, il commissario dell'autorità portuale. Sul tavolo viabilità, stazioni marittime e l'ipotesi dell'allungamento dell'alto fondale. È fissato per domani mattina a Palazzo della Biscotteria a Portoferraio un incontro fra il sindaco del capoluogo albano Mario Ferrari e il commissario dell'autorità portuale di Piombino e dell'Elba, Luciano Guerrieri. Sul tavolo della discussione ci sarà sicuramente la lettera che Ferrari ha inviato a Guerrieri per chiedere spiegazioni su quanto accaduto negli ultimi due episodi di maltempo alla stazione marittima di Piombino. Ma si parlerà anche dei tempi di realizzazione di quella di Portoferraio, oltre che della viabilità in uscita dal porto e dei progetti delle rotatorie. Con l'assessore regionale e i sindaci dei comuni interessati, ci ha anticipato Luciano Guerrieri, vorrei discutere di un accordo di programma per le problematiche principali dell'Elba, con particolare attenzione alla viabilità in arrivo ed in evacuazione dai porti di Portoferraio e Rio Marina. Tra gli argomenti da trattare, come già anticipato dalla stessa autorità portuale, c'è anche la questione della ipotesi di allungamento della banchina alto fondale del porto di Portoferraio. Per questo servirà un adeguamento tecnico funzionale da concordare con il Ministero delle Infrastrutture, ha precisato Guerrieri. È comunque un'opera da valutare, visto il trend positivo della crocieristica, anche se ci vorranno almeno un paio d'anni, perché l'infrastruttura è importante. Bene, parliamo adesso di rinnovi per le concessioni sul demanio marittimo fino a 20 anni a chi fa investimenti sulle spiagge. La Regione Toscana approva una serie di linee guida per i balneari e dice è uno strumento per mettersi in sicurezza e migliorare l'offerta. Vediamo. Chi presenterà un piano di investimenti importanti potrà chiedere il rinnovo della concessione sul demanio marittimo da 6 a 20 anni. Con l'approvazione di una serie di linee guida a cui i comuni concessionari in Toscana del demanio potranno ispirarsi, la Regione offre una via d'uscita ai balneari che mercoledì 17 febbraio scendono a Roma in piazza per difendere le concessioni della direttiva europea Bolkestein, che vuol mettere all'asta le concessioni del demanio marittimo a partire dal 2020. Ma che, a seconda della sentenza della Corte europea di cui si attende la pubblicazione, potrebbero decadere anche prima, nonostante le proroghe del legislatore italiano. Quella toscana non sarà forse la risposta risolutiva, commenta il presidente Enrico Rossi, ma è una possibile via che i balneari e i comuni che lo vorranno, senza obblighi, potranno percorrere. Anzi, ha fatto sapere Rossi durante il consueto briefing settimanale con i giornalisti, 7-8 operatori già si sono fatti avanti con un piano di investimenti. In caso contrario, i balneari potranno attendere l'esito della sentenza e la disciplina transitoria, con il rischio però che tutte le concessioni non attivo o in pro proroga al 31 dicembre 2015, che sono poi la maggioranza, debbano essere messe da subito a gara. Le delibere con le linee guida sulla messa a bando delle concessioni condivise con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, è stata approvata dalla Giunta regionale. I progetti presentati dovranno prevedere investimenti nell'ambito demaniale e non all'esterno. Oltre ad interventi sulle strutture ricettive, che una volta scaduta la concessione rimarranno proprietà pubblica, saranno presi in considerazione l'eventuale ripascimento della banchina erosa, lavori sulla scogliera frangiflutti o la riqualificazione dell'accesso al mare. Saranno pesanti anche gli investimenti fatti prima della richiesta di una nuova concessione e non ancora ammortizzati. Via libera alle misure straordinarie contro la meningite. Nel videoservizio di Toscana Media vediamo le interviste al presidente della regione Enrico Rossi e all'assessore alla salute Stefania Saccardi. La giunta regionale ha adottato le misure straordinarie per la campagna di vaccinazione di massa contro la meningite, con l'obiettivo di vaccinare almeno 1,5 milioni di toscani e interrompere la diffusione del contagio, che dall'inizio del 2015 ha colpito 50 persone, uccidendone 10. Da oggi in poi la vaccinazione contro il meningococco C diventa gratuita per tutti i residenti nel territorio della ASL Toscana Centro, quindi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per le persone con più di 45 anni che abitano nel resto della regione, il ticket viene ridotto a 45,52 euro. Hanno accesso al vaccino anche gli studenti fuori sede, così come sono iniziate le ricerche dell'Agenzia regionale e dell'Istituto Superiore di Sanità per lo studio dei casi e l'individuazione dei portatori sani. Le nostre sono semplicemente misure cautelari, ancor prima che preventive, ecco, misure che insomma, non sono fatte per vedere se per un certo periodo di tempo, per qualche anno, possiamo stare, diciamo, relativamente tranquilli. Faccio un appello anche ai medici di famiglia, perché laddove
questa vaccinazione viene erogata dai medici di famiglia, non ci sono le code. Questa settimana sono arrivate in Toscana 350.000 dosi di vaccino, immediatamente distribuite alle ASL. Per i prossimi giorni abbiamo dosi a sufficienza e nel frattempo ci stiamo attivando per reperirne altre qualche centinaia di migliaia di dosi in grado di consentirci una vaccinazione massiccia su circa 1,5 milioni di persone. Da dove arriveranno le dosi dei vaccini? Ma le reperiremo sul mercato internazionale, adesso non siamo in grado naturalmente di dirlo perché tutto questo deve essere soggetto a procedure trasparenti, ma insomma ci hanno assicurato anche con l'aiuto di AIFA che non avremo problemi. Bene, si terrà venerdì prossimo un incontro a Marina di Campo per definire la governance dell'immigrazione. È un incontro che si tiene nell'ambito della Festa della Toscana. Immigrazione, emergenza, rifugiati, accoglienza, diritti umani. Questi i temi più che mai attuali che verranno trattati nell'incontro pubblico dal titolo La governance dell'immigrazione, che si terrà a Marina di Campo venerdì 19 febbraio nell'ambito del programma di iniziative per la celebrazione della Festa della Toscana 2015, organizzate dal Comune di Campo nell'Elba, in collaborazione con il Circolo Pertini e con la partecipazione del Consiglio regionale della Toscana. Anche l'Elba è stata investita dal dibattito sul tema dell'emergenza rifugiati, seppur viva il fenomeno in modo marginale, ma il frastuono mediatico e politico ha fatto emergere una diffusa disinformazione sulla questione e soprattutto sulle forme di governance che in Italia e in Toscana rappresentano eccellenze nell'ambito sociale e dalle quali amministratori e cittadini possono prendere spunto per approfondire confronti e riflessioni. Con queste parole il sindaco Lorenzo Lombardi invita gli amministratori di tutti i comuni elbani e tutti i cittadini a partecipare all'assemblea pubblica annunciata già nei mesi scorsi. I relatori sono Luca Menesini, sindaco di Capannori e membro della Commissione Immigrazione ANCI Nazionale, e Valerio Bonetti, presidente della cooperativa Odissea, che ha come scopo dare una risposta al problema immigrazione attraverso progetti di inclusione sociale, sportelli immigrati e case di accoglienza. Introdurrà all'incontro il viceprefetto dottor Giovanni Daveti, che illustrerà l'immigrazione con dati alla mano e con particolari riferimenti alla realtà toscana ed elbana. L'incontro si terrà alle 17.30 presso la sala convegni dell'Hotel Barcarola Marina di Campo, nei pressi della piazza del comune. Bentornati in studio, parliamo adesso dell'intervento dei consiglieri del gruppo Cosetta Pellegrini, sindaco, Verde Pubblico, a Portoferraio si investe sempre meno e poi aggiungono non perdete altro tempo con i beni demaniali. Verde pubblico, demanio e scuola. Queste le maggiori preoccupazioni del gruppo consigliare Cosetta Pellegrini Sindaco, espresse in una nota diffusa questa mattina e rivolte ovviamente all'amministrazione Ferrari. Finalmente, si legge, dopo un iter iniziato nel giugno del 2015, è stata assegnata la manutenzione delle aree a verde pubblico della città di Portoferraio. Quello che comprendiamo meno, dicono ancora i consiglieri di minoranza, è perché si assegnano le gestioni per soli 8 mesi. Siamo invece molto preoccupati, continua la nota, per i beni demaniali trasferiti al comune di Portoferraio. L'amministrazione dal trasferimento ha 3 anni di tempo per presentare progetti e effettuare investimenti. Era il novembre 2014 quando l'assessore Del Mastro, in occasione del Consiglio Comunale, ci rassicurò sulla volontà dell'attuale amministrazione di proseguire nel lavoro complesso di acquisizione dei beni e loro utilizzo, coinvolgendo anche le minoranze sulle idee progettuali per l'uso dei medesimi. Da allora tutto tace, ma il tempo scorre e ormai l'amministrazione ha solo 2 anni di tempo per fare progetti e iniziare a fare investimenti. Il rischio è che beni come le Galeazze, il Teseo Tesei, il Palazzo Ex Posta, per non parlare dei forti ristrutturati, la Porta a Terra e la Porta a Mare, tornino al demanio. Non perdete altro tempo, conclude la nota della minoranza. Non ci interessano le giustificazioni ai ritardi. Fateci vedere quello che intendete produrre. Inseritelo nel piano triennale dei lavori pubblici che dovrete approvare con il prossimo bilancio e non dimenticate di fare gli impegni di spesa necessari. Non vorremmo mai che accadesse come per la luminaria natalizia, spenta, concludono, ma ancora tristemente appesa sui lampioni e strade centrali e periferiche. L'Isola d'Elba, presente alla Fiera dei Viaggi e del Tempo Libero di Monaco e lo stand degli albergatori elbani, è stato uno dei più seguiti ed affollati.
Alla Fiera dei Viaggi e del Tempo Libero di Monaco, l'Elba suscita sempre molto interesse. La manifestazione ha avuto un'ottima affluenza di pubblico e lo stand Insel Elba, così si dice in tedesco, è stato uno dei più affollati per tutta la durata della fiera. Come di consueto, quest'area geografica si conferma di primaria importanza per il nostro territorio, tanto che il pubblico si è dimostrato anche questa volta molto interessato ed affascinato alle bellezze dell'isola. Dato il target della manifestazione, si sono registrate moltissime richieste di informazione inerenti alle attività da effettuarsi all'aria aperta, quali trekking, mountain bike, immersioni e corsi di vela, oltre alle informazioni su come arrivare e dove alloggiare. È sempre un piacere per noi, concludono gli albergatori, incontrare in queste occasioni chi frequenta abitualmente l'isola e passa dallo stand per raccontare la propria esperienza. Bene, parliamo adesso del progetto Internet Minori Adulti, una serie di incontri nelle scuole della Toscana per diffondere una cultura dei comportamenti corretti per i giovani che navigano in Internet. Tutti i dettagli nel servizio di Toscana Media. Adescamento sul web, cyberbullismo, cyberstalking, diffusioni di immagini riservate sono solo alcuni dei rischi che corrono gli adolescenti navigando su internet e sono stati questi e molti altri i temi toccati nell'ultimo appuntamento del progetto Internet Minori Adulti, incontri organizzati dal Corecom Toscana nelle scuole della regione per diffondere una cultura dei comportamenti corretti per i giovani che navigano in internet. I ragazzi della scuola a Pieraccini di Firenze hanno partecipato attivamente all'incontro, soprattutto facendo domande sui rischi e i pericoli che corrono nella rete. 1200 teenager sono stati oggetto di questa informazione, una informazione che senza allarmismi di sorta descrive i rischi del web ma anche le grandi opportunità. Con altrettante famiglie, perché queste azioni non riguardano soltanto gli alunni, i teenager, ma riguardano anche i loro genitori. All'incontro ha preso parola Sandro Vannini, il presidente del Corecom Toscana, Fabio Ghioni, esperto in sicurezza e tecnologie non convenzionali, e il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che ha sottolineato l'importanza del lavoro del Corecom. Per ora il Corecom della Toscana si sta caratterizzando come una guida alla conoscenza e alla socializzazione dei pericoli che possono venire dai social network come da internet, ma anche come una guida agli aspetti positivi che ne possono arrivare. La rete nasconde pericoli da cui i più giovani devono sapersi difendere se vogliono che internet sia una risorsa e non una trappola. Per fare in modo che i ragazzi conoscano queste insidie è necessario che i loro insegnanti sappiano individuarle. Per questo a Firenze, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e il Corecom, è stato istituito il Centro Nazionale Internet Minori Adulti, che estende queste azioni di educazione informatica non solo ai teenager ma anche agli insegnanti. Succede anche a me. A chiusura del nostro telegiornale parliamo del primo appuntamento della rassegna gastronomica L'Isola in Tavola, che si terrà a Portoferraio da Peccati Divini venerdì 19 febbraio. Il primo appuntamento con la rassegna gastronomica L'Isola in Tavola, organizzata da Confesercenti con la collaborazione di Accademia Italiana della Cucina ed il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, che ha offerto il patrocinio, è per venerdì 19 febbraio 2016 a Portoferraio, presso il ristorante Peccati Divini. Il ristorante per l'occasione ha preparato un menù tratto dalla tradizione e dalla tipicità dell'isola ed ispirato dalle ricette del libro Rime in pentola dello chef Alvaro Claudi. Come antipasto presenterà quindi la pappa al pomodoro con uovo cotto a bassa temperatura. I primi piatti saranno gnocchi incatramati con nero di seppia e bordatino all'elbana, vale a dire zuppa di cavolo nero con polenta, fagioli e guanciale. I secondi, presentati da Peccati Divini, sono baccalà con i ceci e polpo alla cacciatora, polpo in caldo con patate, accompagnati da trana pecori con aceto caldo e rigatino croccante. Il panficato con crema al mascarpone e vino passito sarà il dessert della serata. I produttori ospiti della serata sono Azienda Agricola Mazzarri ed Elba Magna. La quota di partecipazione è fissata a 30 euro a persona se si prenota almeno 24 ore prima. Senza prenotazione la quota è di 35 euro. Bene, erano queste le notizie dell'edizione di questa sera del telegiornale di Teleelba. Prima di salutarvi vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti è possibile visitare il nostro giornale online www.tnews.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.